Okay. I run a raid, I run a raid, run a get me down, I'll get this brano, I run a raid, get this brano to no pop, no star, I run a raid, I got this brano raid, run a get me brano, I get this brano, I run a raid, get this brano, gonna get me down, I get this brano raid, so I get this brano raid. Sempre sbrani tu e non ci sbrano più. Ma sempre sbrano raid, forse ti sbrano raid. E se ti sbrano vuol dire che sei un cane. Ma se sei un cane vuol dire che devi fare sbrano raid. La cuccia di fare se sei un cane. Run raid, buonasera, buonasera. Adesso aspettiamo che arrivano un po' di telespettatori. Però questa non è la tele, è Twitch, quindi Twitch spettatori. O aspetta Twitchatori. Perché? Buonasera twitchatori, bella twitchatori. È come quando vai a caccia, che sei un cacciatore, tu sei un twitchatore. Un twitchatore, yeah, yeah. Per favore, fai la sub a me. Ora chiamo Fish, mi faccio fare una base tipo in sync, anzi tipo blu. E che faccio la boy band con Fada, no? Il duo band. Boy band per fare le robe su TikTok. Caccio. Quindi ragazzi, aspettiamo che arriva un po' di gente e poi partiamo con la cosa. Io me ne andrei anche a pisciare perché ho bevuto il detox qua, come i vecchi, no? Che io arrivo alle 9:30, tisana, detox, pigiama che in realtà è una tuta. Tra l'altro i pantaloni della tuta e felpa dei satiri con il mio pigiama. E se non faccio le live me ne vado a dormire. Quindi, raga, su. 7 spettatori, buonasera a tutti e 7. Siete i 7 samurai? Siete 7 spose per 7 gemelli fratelli? Siete 7 peccati capitali? Siete 7 re di Roma? Siete 7 colli? Siete 7? Che ha sbranato tutti quanti che siete in 7? Chi è che mi manda i messaggi in live? Ah, non si può dire. Non si può dire perché poi mi dicono: ah, perché mandano i messaggi là. Ciao Ruth, affezionata! Affezionata Ruth, come stai? Tu sei una che ci segui sempre. Ma Ruth, ma è possibile che una volta io e Fada abbiamo incontrato te e una tua amica sul treno? È possibile questo fatto? Gelido Nord si è tesserato! Madonna mia, c'hai un nome che fa paura, Gelido Nord. Infatti mi piace un sacco. 7 peccati capitali. Tipo, è un peccato rovesciare per sprecare la birra. È un peccato. Allora era un'altra delle ex colonie. Perché ho questa cosa. Il link per donare, che poi vado a Nanna, dice Chiaram 888. Il link per donare c'è. Credo che sia TP Stream. Dovrebbe essere. Devi cercarlo, raga. Non so usarlo con computer, non lo so usare. Chiara, cercalo. Comunque, siamo in 70. Ave, fedeli sudici di Lord Barlow. Chi vuole donare, doni poco, perché comunque c'è crisi e non è che vi dovete impoverire per me. Però se donate, mi compro magari un microfono nuovo e delle casse decenti. Quindi, Chiara, adesso cerchiamo. Ciao Gelido Nord, è un bel nome ma fa paura. Ecco, vedi, è questo qua, Chiara. tpstream.com/arcadeboys/tip. Ecco. Oh, finalmente una live in diretta. Keep bouncing. Quindi keep bouncing è continuare a cambiare locale nella speranza che trovi uno che fa gli scontrini. Napoletani di Torino, Barlo sabato hai... No, non si può dire questa parola, napoletano, non te lo accetto. Ivan Ferrari, ciao, buonasera, ave, miei fedeli sudditi. Nel frattempo che io mi sto adoperando per fondare il grande regno di Unicornia, vi saluto a tutti, vi dico che questa live è l'ultima, perché abbiamo già fatto tutti gli altri testi di Marrakesh, analizzando insieme a voi i testi di Marrakesh. Questa sera sono rimasti due che secondo me sono i più belli, quindi Anima e Crudelia.
Li analizzeremo insieme a voi, quindi io darò la mia versione e voi in chat potete dare la vostra. Ciao Pier Carlitos, anzi dovete dire la vostra. Ricordo che per chi ha Amazon Prime la sub è gratuita, per gli altri sono 5 euro, che oggi come oggi dove la censura e le mafiette imperano in Italia, soprattutto in questo ambiente, 5 euro per poter parlare liberamente direi che sono un prezzo accettabile, al posto del silenzio. Barlovino, scherzavo ovviamente, bravo i napoletani. Ok, quindi io direi di iniziare. Aspettiamo ancora un minuto che arriva qualcuno e poi iniziamo. Bla bla bla, ho detto tutto. Sì, chi vuole supportare con qualche euro mi posso comprare un'attrezzatura decente. Mancano ancora. Oddio, vedete qua c'è una freccia che indica il perché e il per come. Ci sono tutte le cose, grafica figa. Purtroppo non ho ancora una casa mia per trasmettere. Sono ospite un paio di mesi qua da Sig, che li voglio tanto bene, che se no stiamo in mezzo a una via. Però lui mi ha detto che è già ora che me ne vado perché gli ho rotto il cazzo. Sta lì in casa, c'ha ragione, perché ha soprano tutti i mobili. Quindi, raga, speriamo che stai live, vi vanno bene. Chi non può donare, io lo capisco, però si deve succare la pubblicità. Vai, eccolo qua. Poi vediamo un po'. Boh, io direi di andare. Iniziamo subito ad analizzare i testi. Questi bellissimi testi. Attenzione. Del disco di Marrakesh. Quindi devo mettere questo qui. Chi è? Giulia Cistracci. Grazie. Giulia Cistracci. Si è sottoscritto. Non so se sei Giulia Cistracci. E allora non sa. Chiara, 88, 5 euro, grazie, 5 euro, grazie. Tu non sai che fatica faccio a guadagnare 5 euro. Mua! Grazie mille. Siate tutti come Chiara. Chris Brave, ciao. Siate tutti anche come Chris Brave. Però non frodate l'Inps. Come promesso, grazie Chiara, grazie mille. Ok, niente. Stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Andiamo subito a. Voi a succarvi la pubblicità. Intanto leggiamo il primo testo. Primo dei due testi che andremo ad analizzare insieme stasera. Mi raccomando, scrivete anche voi in chat le vostre cose. Io prima lo leggo tutto e poi leggerò la chat. Anche perché non mi sta tutto nella stessa schermata. Boh, niente, siamo quelli che siamo. Allora, via, iniziamo. Un ragazzo incontra una ragazza. Sono entrambi fuoco. Incendiamo la stanza, questa è Crudelia. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta, però sotto sotto qualcosa gli manca. E lei lo capta, sembra calda, che ha una marcia in più, mentre dentro invece è la più marcia, mentre dentro è fredda come igloo. È un'arpia, strategia, diventare quello che lui vuole. Che lei sia pianta e figa. Ah, che sia pianto o figa, le armi per estorcergli l'amore. Dice, ma è una predatrice. Prima stordisce la preda, lui reagisce, però non capisce che lentamente si è presa tutto. Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho, me, tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Ci ho pianto troppo, però tutte le lacrime che ho, io ti ho dato tutto, tu no, eri crudele a demone. Ok. Quindi sta parlando, attenzione, di una tipologia di persone. Oltre che di una persona in generale, in preciso, ok, grazie ancora, Chiara. Pash, pianto figa. Che sia pianto figa, stavo dicendo. Che sia pianto figa. Era le armi che aveva questa persona per abbindolare Marrakesh, no? Che sia intenerirlo col pianto. Quindi vedi una donna che piange, oh, poverina, poverina, perché siamo in Italia, siamo maschilisti e sciovinisti. Oppure la figa, la seduzione, il sesso, sedurlo con il sesso, abbindolarlo con il sesso, ok? Manipolarlo, plasmarlo, forgiarlo, quanti sinonimi volete ancora. Quindi sta parlando appunto di queste persone manipolatrici, gente che fa della menzogna e della finzione il loro modus operandi e il loro modus vivendi, gente che si presenta a te nel modo in cui tu vuoi vederle. Cercano di capire quello che ti piace e si presentano a te proprio come tu vorresti vederle, idealizzandosi loro secondo quello che è il tuo spettro, la tua scala di valori. E sia io che Fada, che magari anche voi, se ci pensate, ne avete conosciute tante di persone così. Sono quelli che in ambito finanziario si definiscono
truffatori, questi sono truffatori sentimentali, diciamo. Ok, e Crudelia De Mon. Tutte le volte che ti ho detto basta, perché superavamo i limiti, tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri e dopo gesti folli, ti giuro che l'ultima volta, sensi di colpa, se ti voltavo le spalle mi gridavi ti amo, ti amo, ti amo e non ho ancora finito con te. È bella questa frase, quindi lui già si rendeva conto che era una situazione malata, una relazione malata e diceva basta, stiamo superando i limiti, gesti folli, ti dicevo basta, finiamola qua. E lei i drammi, quindi le sceneggiate, gli inganni, no? E dopo le diceva ti amo e non ho ancora finito con te, quindi questa lama a doppio taglio, no? Quel voglio stare con te ma solo per continuare a fartela pagare di cose non si sa, capito? Nell'intervista ha parlato di un soggetto narcisista. Allora Ruth, i depressi sono attratti dai narcisisti come i masochisti sono attratti dai sadici, ok? Marrakesh era in uno dei periodi, che ha detto lui, di depressione, quella post euforia creativa, e sono attratti dai narcisisti. I narcisisti però, ce ne avevo pubblicato anche delle storie riguardo un po' di tempo fa, sono delle teste di cazzo, nel senso che sono persone distruttive, autodistruttive e teste di cazzo, perché adesso nella psicologia degli ultimi anni va di moda essere psicologi di sto cazzo o inventarsi paturnie mentali pensando che siano fighe o che rendano le persone interessanti. Ah, io sono bipolare, io sono depressa, io sono l'ansia di qua o di là. No, io racchiuderei tutte queste persone che si inventano delle paturnie con testa di cazzo, perché una volta si diceva testa di cazzo e si isolava le persone e uno o smetteva di essere testa di cazzo o restava da solo. Adesso le teste di cazzo vanno di moda, diciamo che sono un sostituto per la personalità, sì, ok, quindi andiamo avanti. Tu che gridi fino a diventare brutta, e io che ancora non so davvero chi sei, e nessuno poi la tira tanto lunga, men che me e men che lei, vedi? Dice, cazzo, le persone normali non la tirano così lunga la roba. Non so se è amore o manipolazione, desiderio o ossessione, se è pigrizia o depressione, ma che finisca per favore, prima che esaurisca. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo. Mentire senza emozioni, ma come fai? Dice lui. Il mio amore è marcito in odio, minchia che pesantezza. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai. Sicuramente è sul podio, quindi capito, una delle cose peggiori della vita. Che poi non so perdonare me, perché ero complice in fondo, vedi l'autoanalisi. Lo sai che una cosa va male, continua, no, continui, sei complice perché tu ti piace, ti fai abbindolare, ti piace quella situazione. Anch'io ho incontrato una depressa che stava con un narcisista che la menava, ha usato me, per dire, no? Come tappabuchi, io gli ho detto, allora mettiamoci insieme, ti voglio bene, eccetera, eccetera. No, si tattono resilienza e poi tornano a farsi menare dal tipo. E allora pigliati le mazzate. Però è gente che ha fatto così, le si incontra, la si incontra sempre. Perché ero complice in fondo, dice Marra. Ti ho dato l'anima e invece te mi hai dato solo il tuo corpo. Tutto l'amore che ho, tutte le forze che ho, tutto l'orgoglio. Sarei impazzito se no, ci ho pianto troppo. Per tutte le lacrime che ho, ti ho dato tutto e ricordi la demonio. Questo è il ritornello, ok. Tutte le volte che ti ho detto basta, perché superavamo i limiti, tutti i tuoi drammi, gli inganni, questo è ancora il ritornello, ok. Seconda strofa. Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Vabbè, qua è smemoranda però, raga. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso. Ma come potevo vincere con te? Dice Marrakesh, che hai la fregna. Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. E beh, esatto, se tu fai una gara o comunque una guerra di sentimenti, lei che non ne ha, tu puoi solo perdere. Quello che hai fatto a me e quello che hai fatto a te stessa, questo è il degrado che lei dovrebbe avere... recepito di sé, ma che in realtà a lei non gliene frega un cazzo, Marra. Lo farai a tutti e per sempre, perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura, capito? La natura delle persone. E qualcuno potrà dire, ma queste persone sono vittime. Sì, ma comunque esiste il concetto di colpa e il concetto di scelta. Quindi se tu scegli di essere una merda, poi ti becchi tutto quello che ne consegue. Perché le vittime, sì, siamo tutti vittime, ma chi c'è chi... da vittima si sceglie
di non essere più vittima delle situazioni e del nostro passato, e altri che invece ci si adagiano per essere delle merde. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo, vittima di te stessa, vedi che l'ho anticipato? Non ammetterai mai chi sei, capito? E questa, diciamo ragazzi, è un'analisi psicologica di una situazione che Marrakesh ha fatto e che è riuscito magari anche a fare anche andando dallo psicologo e facendo un percorso di psicoterapia. Allora ragazzi, andare dallo psicologo non è andare dallo strizzacervelli perché sei matto, o andare da uno psichiatra che ti imbottisce di tranquillanti così il problema è risolto, non ci pensi, stai allegro. No, così non risolvi i problemi, così ti droghi e allora vaffanculo, uno se ne va a rave e si ammazza di droghe ed è la stessa cosa. Tanto non pensare ai problemi per non pensarci, perché uno sì che ti dà il Prozac che lo paghi e l'altro no perché prende le MD. È lo stesso discorso. Ovviamente io, come vi dico, non andate a rave a drogarvi, vi dico anche non andate da uno che è dal farmacista che vi dà il Prozac e i problemi finiscono, perché i problemi vanno risolti, non ignorati e neanche coperti, ok? Quindi andare dallo psicologo è figo perché? Perché c'è gente che ha studiato e ha studiato per farti delle domande giuste, e quando ti fai la domanda giusta la risposta arriva spontaneamente, ok? È come quando risolvi un problema, perché? Perché dici: ma non è che cazzo devo fare così? Ho sempre fatto così, ma non è che devo fare una... Allora hai la domanda giusta e trovi la risposta subito, ok? Io non ho fatto, io non sono mai andato dallo psicologo, nel senso in terapia, ma ho fatto un percorso di autoguarigione, è un sistema giapponese, di autoanalisi, di autoguarigione, di introspettivo, di 5-6 anni ho fatto, e vi giuro che le cose cambiano se fai un lavoro su te stesso, ti capisci, ti fanno le domande giuste, ti fanno fare un percorso giusto, guidato. Bello che alla fine, al posto di ti amo, ti amo, ti amo della prima strofa e ti odio della seconda, come a sottolineare il bipolarismo e la doppia personalità della persona di cui parla, il cambiamento appunto da sentimento di amore in odio, sì. Smetti di girarci intorno ed evitare il problema, esatto. Quindi stavo dicendo, io ho fatto questo percorso di 5-6 anni e con persone qualificate che hanno studiato e hanno fatto questa cosa prima di te, tu riesci veramente a dire: cazzo, ma io ho questo approccio alla vita perché? E soprattutto, questo approccio che ho alla vita, me la migliora la vita o me la peggiora? Mi permette di crescere o mi fa restare fermo dove sono? Mi permette di evolvere in meglio per me? O comunque mi limita? E quindi hai queste cose, ti insegnano a: ok, ho fatto degli errori, fa niente, me li perdono, ho sbagliato, sono un essere umano, andiamo avanti. Ti dico: mi è successo questo, questo e quello, ok, è successo, analizziamo la situazione, ok, è successa per questo, questo e quel motivo, poteva andare meglio sicuramente, ormai andiamo avanti, no? Quindi è una cosa figa sapere che c'è qualcuno che può aiutarti, no? Anche con un consiglio, anche con facendoti la domanda giusta, facendoti parlare. E quindi le cose sono utili. Sono utili i percorsi. C'è chi fa dei seminari di yoga, chi fa dei seminari di altre discipline, no? Che più o meno sono parallele anche alla psicoanalisi. Quindi sono fighe. Emar ha fatto una cosa molto più occidentale. Pubblicità. Io ho fatto più una roba più da fricchettoni, però in realtà è servito. E quindi io vi dico, se vi capita, soprattutto in questi anni c'è molta necessità, sì. L'altro giorno sono andato a Polesine, in Veneto, al November Pork. Ho trovato Salvini, ora sono in analisi. Grande, ma cazzo, non lo sapevo che c'era il November Pork, voglio andarci anch'io. Tra l'altro Novara e Polesine, o il Polesine, come si pronuncia, è molto simile. Piatto, nebbia, riso e mais, basta. Quindi raga, questo testo, secondo me, è il più bello e quello che più gli serviva a Marra. Quindi, insomma, è un po' la canzone che regge tutto il disco, secondo me. E non è che c'è molto da analizzare, non è un testo criptico, anzi è uno dei testi più espliciti e chiari.
oggi che vanno di moda rapper che parlano con cose che sanno solo loro nella loro testa, a trovare uno che scrive come Magna e parla come Magna è. Si può, allora, consentiamo il messaggio. Sì, dice Keep Bouncing. Sì, purtroppo lo psicologo è molto sottovalutato come professione perché viene visto come quello che ti dà consigli del cazzo e che ti può dare anche l'amichetto. No, allora c'è questo senso di vergogna della serie. Ah, vai dallo psicologo, sei matto. In realtà, i grandi manager a New York, eccetera, li fanno fare queste sedute, questi incontri, questi percorsi obbligatori nelle grandi multinazionali e li chiamano training autogeno, ok? In realtà il training autogeno prende tante, 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 tante cose pari pari dalla meditazione taoista e dalla meditazione guidata che fanno anche in certi tipi di yoga. Quindi, ragazzi, queste discipline ci sono sempre state, no? E servono proprio a dare uno sprint alla mente. Allora, se tu... C'è anche proprio una credenza che se vai dallo psicologo sei pazzo, esatto, all'estero è molto più accettato in Occidente. Allora, due cose sullo psicologo. Intanto, se tu sei debole di fisico, sei gracilino, sei grasso, vai in palestra, fai degli esercizi e dopo un po' sei tonico e sei in forma. Se tu hai una mente che può migliorare, ok, perché tutti possiamo migliorare, vai dallo psicologo, vai a fare training autogeno, vai a fare meditazione, eccetera, eccetera. E se lo psicologo è buono, il maestro è buono, il maestro di taoismo è buono, eccetera, dove andate? C'è un buon corso, c'è un buon percorso, e voi siete recettivi e avete veramente il desiderio intimo e siete veramente persuasi ad andare lì per risolvervi i problemi e non per dire, vabbè, vado lì. Così almeno mi lavo la coscienza e continuo a fare il cazzo che mi pare per me. Ok? Se veramente siete motivati, vi aiuta il cervello, vi sblocca. Lo psicologo o l'analista non vanno sottovalutati, possono essere il percorso giusto per alcune persone e non per altre. Esatto. Tipo per me, lo psicologo mi avrebbe messo in imbarazzo come situazione. Mentre altre situazioni che sarebbero state imbarazzanti per altri, tipo andare a fare meditazione sciamanica come ho fatto io, per altri era un'assurdità, eppure mi ha aiutato, perché in realtà fai lo stesso, hai la stessa meta prendendo due strade diverse, ok? Quindi quello, esatto, siamo recettivi a cose diverse, infatti. Però un percorso tuo te lo devi fare. Io, per esempio, andare a parlare con un psicologo non mi ci vedrei. Mi ci vedrei più a fare delle cazzo di sedute di 5 ore di meditazione dove hai le visioni. E raga, vi racconto cose che ho passato sulla mia pelle. Quindi tu hai veramente delle visioni con certi tipi di meditazione, ok? Quelle visioni poi vanno analizzate secondo poi l'interpretazione dei sogni di Freud, di Jung, eccetera, 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 o di Jung, scusate. Ok, però è importante farsi delle domande e mettersi in gioco, cercare di migliorare per migliorarsi la vita, per migliorare l'approccio con la vita e con gli altri, ok? Non è che ti risolve i problemi, però ti cambia il modo in cui tu affronti i problemi, non è una cosa da poco. Ok, quindi, ok, questo è. L'unica cosa, sugli psicologi, c'è una brutta moda in Italia. I genitori che al posto di parlare con i figli dicono: ah, il mio figlio ha bisogno di parlare, lo mando dallo psicologo. Così si fotte il problema lui. E il figlio diventa dipendente dallo psicologo perché lo vede come una sorta di sostitutivo al parlare con i genitori o avere una figura di riferimento o degli amici confidenti intimi. Quindi poi si crea una dipendenza da questa immagine, da questa figura. Perché per colpa sempre a monte dei genitori che ti mandano dallo psicologo per levarti dal cazzo e non avere neanche la responsabilità. Uno, due, purtroppo ci sono anche... Sì, ma lo psicologo stesso dovrebbe rendersi conto di questa situazione. Sì, ma lui deve anche fare il suo lavoro. Se ti mandano lì, non è che dice portami anche... Cioè, non lo so, psicologo stesso dovrebbe rendersi conto, però se non conosci i genitori, probabilmente se ne renderà conto. Cazzo, vi devo dire.
Bla bla bla, stavo dicendo, ah, un'unica cosa, purtroppo c'è sempre, e io di questo sono convinto, una lobby farmaceutica che non dovrebbe dare la percentuale a psicologi, psichiatri o comunque chi prescrive i farmaci, non dovrebbe dare la percentuale sulla vendita, perché così incentivi a vendere psicofarmaci anche quando magari non è strettamente necessario, o anche solo come terapia per dolore. Io vedo tante persone che hanno mal di denti e gli danno il Prozac o lo Xanax. Perché? Perché lo usano come terapia del dolore. Fa, eh sì, perché fa anche da antidolorifico. Sì, ma fa anche da psicocazzo farmaco nel frattempo. Quindi questo è un po' un deterrente che secondo me andrebbe anche preso in considerazione, ma sto parlando sui massimi sistemi, non nello specifico. Nello specifico è una cosa figa che Marrakesh ha portato questo concetto: autoanalisi, introspezione, farsi delle domande, risolvere i problemi, fare un percorso su te stesso con la tua mente, non ammucchiandoti le pastiglie e cancellando i problemi, ma metterti lì con le palle sul tavolo e risolverti i problemi e vivere meglio, perché cazzo, è così, fine. Ed è una cosa che quasi nessun rapper ha mai portato. Ok? Fine. Questo è. E queste cose io le ho dette al Broletto di Novara, quando ci avevano chiamato a parlare con delle classi. Forse il liceo scientifico, il Carlo Alberto ci aveva chiamato. E c'era lì uno neuro psichiatra infantile o neuropsichiatra infantile, mi sembra, un altro docente che insegnava nelle scuole l'approccio ai social e altre figure, e io ho detto esattamente questa cosa qua, dei genitori che se ne sbattono, e lui mi ha dato ragione, quindi sono sicuro di quello che sto dicendo. Simona, io i miei segreti me li porto nella tomba, quindi tra me e l'analista ci sarebbe sempre stato un muro, e lo dico avendoci provato. Con la meditazione, tantissimo lavoro interiore, tantissimo lavoro interiore, sono arrivata a quella che era la mia personale serenità. Parlo di anni di lavoro su se stessi, è fuori luogo pensare che siano questioni brevi. Sì, raga, è come prendere la cintura nera, ci vogliono 5-6 anni, è come diventare, sei laureato, vai a lavorare a McDonald's. Prima di diventare capo del McDonald's ci vorranno 5-6 anni, ma 5-6 anni li prendi sull'arco della tua vita, è un tempo infinitesimamente breve e comunque da dedicarti alla cosa, anche perché non puoi da un giorno all'altro, bam, la rivelazione, è impossibile, ma manco se scende Gesù Cristo, anche perché non reggeresti. Il tuo cambiamento, il tuo miglioramento deve essere graduale. Hai capito? Perché sennò crolli. Non è che se uno ha un problema con la madre che lo violentava da bambino e ha rimosso dopo 2 giorni dallo psicologo. Ehi, sai perché la tua vita è una merda? Perché tua mamma ti ficcava le cose nel culo. Non si fa così, bisogna essere graduali in queste cose, ok? Ho fatto l'esempio un po' così, usando dei francesismi, ma almeno mi capite. Quindi è bello che ci possa parlare di queste cose. Buonasera, DOP. È bello che vengano fuori questi argomenti parlando di un disco rap, ok? Con buona pace di quelli che sono Rete 4. Ah, è Weppo, mi fa portavo il satanismo, è droga. Chiaro che dipende dal vissuto, dice Simona, ma più l'accumulo di traumi e esperienze è grande e profondo, più tempo ci vuole. Io ci ho messo 23 anni, dice Simona, quindi diciamo che è già un vecchia. Molto vecchia Simona e quindi non è più papabile. No, manco Siddhartha si è illuminato così, infatti, esatto. Meroflingo supporta la causa con 1 euro. Grande, grande, grande. Raga, diamo valore ai soldi. 1 euro. No, 1 euro. 1 euro, cazzo. Mi ha dato 1 euro. Pam, tondo, tondo. Grazie. Siamo traumi che camminano, dice Pier Carlitos. Esatto. Di che stiamo parlando? Allora, stiamo parlando del disco di Marrakesh che ci permette di fare un'analisi bella della società e del problema sempre sottovalutato dell'autoanalisi, quindi di noi, che chiunque di noi ha dei traumi, delle cose da approfondire e dell'autoperfezionamento ad oltranza. Pash 126 dice:
Come hai detto che si chiama il tipo di psicologo che aiuta ad allenare la mente? Io studio management in magistrale e sono appena passato da un brutto periodo e mi sto rialzando perché mi sento una persona molto motivata, anche perché sei giovane. Ma sono sicuro che potrei migliorare la mente, come l'esempio che facevi al della palestra, grazie. Pasce 126. Dovresti provare tante cose e trovare la tua strada. Io ti dico, ci sono corsi di yoga con meditazione guidata, ci sono corsi di training autogeno, ci sono corsi di meditazione taoista, c'è meditazione in movimento, c'è una psicanalisi, tu vai da uno psicoanalizzatore o psicologo o psicoterapeuta, gli dici quello che vorresti da lui e lui ti indirizza. Io adesso ci sono talmente tante cose che ognuno deve trovare la sua strada, capito? Io per un certo periodo facevo arti marziali a tempo pieno, ma tipo 6 ore al giorno. Io adesso mi sento una merda rispetto a quello che ero, quindi sono sempre un po' così incarognito con me stesso. Vabbè, però se non ho una casa fissa non posso andare a allenare. Allora, e io tante volte mi mettevo lì, facevo i miei kata, che sono degli esercizi apposta agli arti marziali, e intanto tu pensavi a quello che dovevi fare, quello che eri, quello che c'era da fare, capito? Quindi ognuno ha il suo modo. Io sto affrontando l'inverno con il modellismo, dice Pier Carlitos. Conoscendo Pier Carlitos, un certo tipo di modellismo che raffigura un certo tipo di esercito. Pier Carlitos, a proposito di un certo tipo di esercito, io quella mimetica Flaktarn svedese vostra la anelo con avidità. Grazie. Sigmar, esatto, il modellismo a me aiuta sempre, è una cura universale, dice Simona. Io, ragazzi, con queste manacce da carpentiere non riesco a fare queste cose piccole, mi vengono i nervi, cacchio, modellismo, spacco tutto! A febbraio me la porta, mi raccomando, ci tengo, Pier Carlitos, anche usata, va benissimo. Il microfono è il mio psicologo cheat, esatto, il microfono è uno psicologo, perché a fine, a furia di dire cazzate, prima o poi qualcosa di profondo ti esce. E scrivendolo, facendolo uscire, intanto è un blocco in meno che hai dentro. Raga, più roba esce, meno roba avete dentro. Questa è proprio il fulcro della cosa. E repare una bella roba quando non dici solo cazzate. Butta fuori che fa bene. Ok? Quindi, dai. Adesso vi mando una pubblicità, perché ve la meritate, siete stati bravi. E poi leggiamo l'altro pezzo. Tacchete. Ok, ho messo il testo. Per non impallare il computer come al solito, me lo sono scaricato, l'ho messo su... Vabbè, che cazzo me ne frega a voi. Allora, ho finito il detto. Oh, c'è ancora un goccio. Chi è? Sergio Calandra dice, butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti. Esatto. La mia famiglia, dice Giulia, distrutta 4 anni di dolore. Nessun aiuto, grave errore, avrei dovuto parlare senza paura. Invece ho tenuto tutto dentro e mi sono imbruttito come persona. Chiedere aiuto è un dovere verso noi stessi, esatto. Cosa bevi? Detox. È una tisana. Lettura dell'aura, carta numerologica, tema Natale, ho fatto tutto, grandi aiuti, brava Chiara. Anche saper ascoltare che comunque non fa mai male nemmeno quello. Ah, comunque stavo rispondendo a Giuliacci Stracci. Chiedere aiuto non è debolezza, è intelligenza. Perché se io non ci arrivo, che sono un nano, chiedo aiuto al mio batterista che è un cazzo di gigante. Quindi ragazzi, non è neanche chiedere aiuto, è fare la cosa giusta al momento giusto. Il dolore a volte non abbiamo i mezzi per affrontarlo da soli. Magari abbiamo la volontà di affrontare da solo il dolore, abbiamo la forza di sopportarlo, ma non abbiamo i mezzi per gestirlo. E se non gestisci una cosa, è come cavalcare un cavallo imbizzarrito. Non lo gestisci, non vai dove devi andare. Quindi ragazzi, anche solo chiedere un consiglio, parlare, ci prendiamo un po', perché tante volte è anche per orgoglio che non lo si fa. Però l'orgoglio è tanto ingombrante quanto maleabile. L'orgoglio è una cosa che puoi arrotolare, no?
cucciare nell'acqua calda, sdraiarti sul fianco, alzare la gamba e infilare in quel sacrosanto indirizzo. Perché a volte l'orgoglio fa bene, ma a volte no. Zio Barlo, ma con la live con il profeta vi state avvicinando a Gue? Non è la mia priorità avvicinarmi a Gue. A proposito di questo, dice DOP399, vorrei dire a qualche ragazzino che è in chat ed eventualmente soffre di depressione che deve smetterla di piangere come quelli che piangono tutto il giorno, perché la nascita è traumatica, perciò la vita è traumatica, e ciò vuol dire che la vita è dolore, perciò l'unico modo per cercare di non essere più tristi è rimboccarsi le maniche e realizzarsi. Allora ragazzi, piangere va bene se piangete come sfogo, non se piangete come metodo di attirare l'attenzione o vittimismo, perché il vittimismo non aiuta e allontana tutte le persone che altrimenti vi avrebbero aiutato, ok? 2, la depressione deve essere motivata, altrimenti sono solo gli ormoni, come dico sempre io, come non dico sempre io, ma dice la scienza, ok? Poi, altra cosa che è molto importante di questo disco, secondo me il disco si può racchiudere in queste due canzoni, secondo me. Il fulcro di queste due canzoni è la canzone La vita è sofferenza, la sofferenza va abbracciata, poiché quello che resisti persiste. Ah, sì. Però ragazzi, adesso la vita è sofferenza, momento. Vita è anche bella, cioè... Non siamo ragazzi che sono cresciuti nelle favele a mangiare nella spazzatura, e non siamo ragazzi neanche cresciuti in Africa che se non morivi di AIDS al parto morivi di fame. Quindi attenzione, le nostre sofferenze rapportiamole sempre che stiamo vivendo una bella vita. Sofferenza è solo il discorso che ognuno ha dei traumi e c'è sempre, ragazzi, un modo intelligente per affrontarli. C'è sempre un modo positivo per affrontarli i traumi, ok? La tristezza va via, è naturale che vada via, è naturale essere un po' tristi ogni tanto, perché se sei sempre coglione, se sei sempre felice sei un coglione. Nessuno può evitare di essere triste ogni tanto, cazzo, è normale, ma ti serve essere triste ogni tanto, perché poi quando smetti di essere triste dici: ah, adesso sono felice. E quando sei euforico, sei qua, poi torni normale, ok? Di base bisogna essere di buon umore. La base non è essere... La base è il buon umore. Poi ogni tanto si è tristi, ogni tanto si è euforici e poi si torna di buon umore, ragazzi. È normale. Ok? Oltre che a parlare di introspezione e cervello, Marrakesh parla anche di anima in questo disco. E lo fa in un modo molto personale. Giustamente l'anima è sua, ragazzi. Quindi parla del fatto, collega, a mio avviso, l'anima alla coscienza. Lui parla di aver fatto cose di cui non va fiero, per mille motivi che ha analizzato e che abbiamo analizzato nei testi vecchi, cioè nei testi vecchi, nelle puntate vecchie che potete recuperare sia su Twitch che su YouTube. E già che le recuperate mettete un bel like, stronzi. E dice: pensavo di aver perso la mia anima, e invece andiamo a leggere il testo. Dimmi quanto ancora vuoi fare i capricci. Scambi i miei consigli per giudizi. Quindi questa è l'anima che parla a Marrakesh. Ora da quant'è che siamo zitti? Quindi non si parlano neanche più. Perché? Perché Marrakesh non vuole sentire, non vuole ascoltare la coscienza o l'anima. Che poi tecnicamente sono due cose diverse, ma andiamo per ora. Come sei emotiva, mamma mia. Testa giù, è una follia. Mi vedessero in tua compagnia penserebbero che sono debole. Non devono sapere, capisci? Quando uno ha questa sovrastruttura di uomo duro, puro, crudo, che non deve chiedere mai, non deve mostrare né pietà né gentilezze, perché vengono scambiate per debolezza. Ho perso il segno. Che sei l'anima, sei la mia metà. Come sei fatta nessuno lo sa. Ehi, tristi. Mi hanno detto che ho degli occhi tristi. Ti ho versato addosso fumo e whisky. Quindi, capito? Fumo e whisky per mettere a tacere l'anima, la coscienza, la voce che aveva dentro. Faccio certe cose e tu sparisci. Capisci? Poi ritorni come per magia. Quindi fare certe cose e l'anima sparisce è uno, offuscarla con
fumo, alcol e quant'altro. Altre mettendo a tacere proprio con le cattive azioni o comunque con quelle cose che non, di cui non va fiero e non nessuno va fiero. Poi ritorni come per magia, non andare più via. Ho sognato che ti avevo uccisa. Sai che ti amo, ho messo delle regole, non devono sapere. Quindi una relazione segreta, bella, come un amante scomoda. Che sei l'anima, sei la mia metà, come sei fatta nessuno saprà. Cerco dentro te e saprai, mi hai ferita, dice l'anima a lui. Guarda dentro me, non vedrai una nemica, dice l'anima. Dice, tu mi hai ferita, ma io non sarò mai tua nemica. Dimmi che sei ancora qua, eh? Sei forte. So che ti ho tradito tante volte, dice lui all'anima. Ti spingevo ad essere altre donne. Capito? Quindi lui voleva, in questo caso dice, avere un'anima diversa, che più si confaceva alla sua sovrastruttura che si era creato per affrontare la vita. Mi rallenti mentre il tempo corre. Bella questa cosa. L'anima ti rallenta mentre il tempo corre, perché il tempo è tiranno ed è denaro, si dice, mentre l'anima è più, no? E lascio cadere. Dai, non dirmi che ora faccio il divo. Stai con me mentre scrivo, dice lui. Cacchio. Sì, lo so che ti piace stare in giro, ma è tutta la vita che cerco me stesso. Visto che mi hai scelto, ora parla. Cosa vuoi da me, dice l'anima, mi sono truccata male. È questo che non sopporti? Che dice, mi nascondi, non mi fai vedere gli altri, cos'è? Non sono bella? Mi chiedi di prepararmi e dopo non mi porti. Cioè, capisci, ogni tanto mi dici, stai con me mentre scrivo, è come dire, mi preparo per uscire, poi non, però non mi porti quando vai con gli altri, non vuoi far vedere gli altri. Sono la donna più bella che avrai, questa è molto bella. Ma mi nascondi. A volte sono tutto, ma spesso sono niente. Ok? Mi cerchi come Dio, ma quando sei cenere, quindi mi cerchi solo quando sei distrutto e hai paura della morte e ti rendi conto che un giorno dovrai fare i conti con te stesso e allora mi cerchi, ma solo quando sei cenere, quindi quando sei desfa, come si dice qua da noi, quando sei impotente e quasi morto. Ma non potrai dimenticare che sei l'anima, sei la mia metà, come sei fatta nessuno lo sa. E bla bla bla, cerca dentro di te, saprai, mi hai ferita, guarda dentro di me, non vedrai una nemica. Allora, la canzone è molto bella, ok, io l'ho letta un po' sbrigativa perché ho saltato il ritornello, ma perché il ritornello è bello, l'ho letto una volta. Adesso analizziamo, ma vi faccio sapere cosa ne penso io. Bisogna essere felici in quanto coscienti del dolore, ok? Essere coscienti del dolore, del piacere della vita, non solo del dolore, se no una visione pessimistica e non realista, dice Ruth, brava. Barlo viene a vedere gli Slipknot? No. Il feto nel grembo materno è estasiato e il parto è traumatico, perciò bisogna essere felici in quanto coscienti che la vita è dolore e la felicità è esclusivamente momentanea, assenza del dolore. No, questa qua è una roba di qualche filosofo che non mi ricordo, però è una visione pessimistica della vita che affascina. Affascina, ma non è realista. Non è realista. Perché sennò è come dire, se dico il contrario, provami il contrario. Il dolore è solo assenza di piacere. È la stessa cazzata. In realtà no, ha ragione Ruth. Dopo. Bellissimo il fatto che nella canzone non si limiti a parlare di lei, ma che effettivamente le faccia prendere parte al dialogo. Esatto. Schopenhauer, esatto, ma Schopenhauer ha già sciopenato le palle. Schopenhauer, dai, a fare i pessimisti. Vai 12 ore sul torneo, vedi, quello è il pessimismo. No, ah. Perché, ragazzi, rendiamoci conto che le teorie filosofiche dei filosofi sono robe loro e prenderle in toto è sbagliato, perché noi, nessuno di noi è Schopenhauer. Quella magari andava bene per lui, ma prendere in toto una filosofia di qualcun altro è limitare, uno è limitarsi, due è prendersi e mettersi in un contenitore mentale da cui non puoi uscire. E quel contenitore mentale già non va bene per chi se l'ha inventato. Figuratevi per voi, figurarsi per voi. Sono sbagliato, vabbè. Schopenhauer era pessimista vero, la vita come pendolo tra dolore e noia. No, questi non sono i pessimisti veri, questi sono quelli che scrivono ste robe per scopare. Sono come quelli che fanno emo, dai, rompiamoci il cazzo. Non fatemi parlare di Schopenhauer, impazzisco. La vita un pendolo tra dolore e noia. Ma vaffanculo, vai.
a calci in culo da qua fino al prossimo bar, mi bevo quattro birre e ritorniamo indietro sempre a calci in culo. Vedi il dolore, il dolore qual è? La noia è la noia perché sono sempre calci nel culo e non cambia mai con quattro schiaffi. La vita è un pendolo tra dolore e noia. Mannaggia un cazzo. Sai perché tra dolore e noia? Perché sei un cazzo di borghese annoiato. Minchia, non hai mai fatto un cazzo della tua vita se non scrivere le tue minchia. Non mi fate parlare di Schopenhauer! Vabbè, ho studiato filosofia, fatemelo almeno flexare. Ma flexa altre cose di filosofia. Ci sono altre cose di filosofia belle. Perché non hai mai studiato filosofia asiatica? Oh? Filosofia orientale, che è tutta un'altra cosa, eh? Cazzo. Ad esempio, il taoismo dice che bere non è peccato, ma è peccato bere da solo perché non condividi la gioia che ti dà il bere. Vedi che sei stronzo? Dolore e noia. Ma vai a fanculo, portami un metro di sake, portami. Tutto è relativo, bisogna adattarsi alle proprie esperienze e alla propria vita. Io studio psicologia, quindi litigheremo. Brava, Ruth. Ruth. E dop 399, datevi una mano, andate a fanculo. Comunque, stavo dicendo, Marrakesh ha parlato, oltre che tutta la roba psicologica, di anima, ragazzi, di anima, di coscienza. E forse, oh, raga, mi azzardo a fare il paragone, solo Inoki con flusso di coscienza aveva portato questo argomento. Senza risultare cliché o retorica. È importante che di questi tempi dove c'è solo il dio denaro, il dio Gucci, il dio Fendi e non credo in niente, faccio le rapine, ammazzo la gente per avere i soldi, 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 ci si fermi un attimo, si rallenti e si parla. Oh raga, però tutto questo niente, come dice Marrakesh, tutto questo niente, c'è anche una coscienza, c'è anche un'anima con cui fare i conti. E non per avere paura di un dio che ti giudica dopo che muori, ma semplicemente perché cazzo, tu devi star bene con te stesso per poterti godere tutti i soldi che poi fai. Come dice anche Vegas, i soldi devono renderti fiero perché li guadagni, non devono renderti felice, perché non ti rendono felice, capito? Le teorie filosofiche vanno categoricamente contestualizzate, quantomeno su se stesse, altrimenti diventano aforismi e gli aforismi sono la morte del pensiero. Concordo con te, esatto. Un Oscar Wilde, gli aforismi di Oscar Wilde erano solo robe da buttare lì per far bella figura. Ma soprattutto quando tu studi un filosofo e diventi fanboy. Cazzo, io conosco gente che poi quella filosofia non la applica. Non la applica perché cazzo, dove sei? Dop 399, io mi ricordo che con te abbiamo scritto tante di quelle cazzate da ridere in chat. Che non mi puoi venire a dire la vita è un pendolo che oscilla tra dolore e noia. Perché cazzo, già adesso non ti stai annoiando. Perché stiamo parlando con 100 cristiani in chat e con Barlo in persona che è il vostro re. Quindi non mi dire le cazzate. Non facciamo i fanboy della religione, del rapper, della filosofia. Ognuno ha la sua cazzo di testa e ognuno si deve fare la sua cazzo di corrente filosofica che è propria per lui. La filosofia serve per avere un qualcosa, no? Una scala di valori che tu segui e te la fai tua, personale, e segui la tua filosofia di vita. Io ho la mia filosofia di vita, il barlonesimo, che non può essere la vostra perché non siete Barlo. Potete prendere qualche spunto per diventare un po' più stronzi come me. Ok? Ma non potete prendere in toto qualcosa che è di qualcun altro. Ah. Ok, e niente, questa è stata la mia analisi del testo. Non faremo più analisi del testo di Marrakesh perché tanto sono passate 2 settimane, quindi l'hype è finito. E quindi il disco dell'anno ce ne sarà già un altro. Adesso si aspetta tutti il disco di Da Supreme. Quindi chi se ne fotte di Marrakesh che porta tutte queste belle cose? C'è Da Supreme adesso. C'è il pupazzone gigante in metro adesso. Wow, vaffanculo Marrakesh, non vali più un cazzo. Sono passate 3 settimane. Ehi, business baby, niente di personale. Infatti il mio pensiero è un ottimismo post pessimista e post nichilista. Esatto, perché il nichilismo, per carità, meglio che niente. Questa l'abbiamo capita io, te, Ruth. Però sì, un post nichilista anche trasversale, direi. Però vedete, con un disco del genere si possono fare discorsi belli, interessanti, che non ci annoiano. Se qualcuno non capisce può anche fare delle domande.
E basta, anche perché ho visto che 30 spettatori se ne sono andati perché parlavamo di Schopenhauer. E ragazzi, se non siete in grado di reggere una conversazione al di fuori del calcio, della figa e del rap, andatevene dove siete venuti. Tra l'altro, se lo sapevo, mandavo la pubblicità prima, così la guardavano più persone. Ok? Benissimo, sono le 10 e un quarto, io direi che stiamo ancora 10 minuti e... parliamo tra di noi, tra noi altri, insomma. Tutti gli altri 70 che vogliono scrivere qualcosa, è uno scambio di idee, uno scambio di opinioni. Poi ci si siede al tavolo, si discute finché non si è tutti d'accordo con me. Però ci si scambia le idee, per carità di Dio. Oh no, domani è giovedì, sarà una giornatona perché... Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dire che nel pezzo Crudelia la produzione era di Marz e Zef, che me l'ha detto Takagi B, quindi adesso l'ho detto e siamo a posto. Domani siamo in live, sempre qua su Twitch, dalle 3 alle 4 con Johnny Gioielli, raga. Disco della Madonna. Disco della Madonna. Non vi dico altro. Quindi mi raccomando. Poi cosa è successo? Ah, niente, domani ho la live con Johnny Gioielli. Poi devo andare a dormire da mia madre, prendere le robe di Equitalia che sono arrivate da lei. La mattina devo andare a fare a pulire le scale, che è venerdì. Poi torno da fare il giro dei video. Che altro fare? Devo organizzare delle cose con delle persone. E poi cos'è? Venerdì non so ancora se dormo a Torino dalla mia morosa. Morosa, parla di Fortnite e fai 2000 in live. Filosofia 72. Scrivetemi in chat se domani devo dormire a Cameri o a Torino, così proprio ognuno scriva quello che vuole, così almeno capisco. Fortnite o live al collegio? Allora, faremo... Gioielli, cercate di contenerlo, altrimenti la vedo brutta, sì. Faremo le live al collegio con Cischi, faremo reagisco al collegio con un breo giudicato. Torino grosso così mi hanno scritto. Adesso vediamo. Io manderei della pubblicità... E boom. Quindi vivi Sergio Calanda a Torino sotto il ponte della Dora. Ok, vabbè, mi sa che qua dicono tutti Torino e dormirò a Torino domani, va bene. Con Cischi, sì, faremo reagisco al collegio con un pregiudicato, raga. Ma poi reagisco a tutto con un pregiudicato. Sai cosa facevamo? Allora, prima di essere youtuber, questa è una chicca per pochi. Prima di essere youtuber, io e Fada, quando dormivo nel... Fada, minchia, devo partire dall'inizio. Tanti anni fa, in un paese lontano lontano, in Piemonte, a Novara c'era un negozio di computer. Si chiamava Skynet. Nel magazzino di quel negozio di computer dormiva un povero ragazzo che era scappato di casa e non aveva una fissa dimora. Egli si chiamava Barlo, non ancora Lord di Glencoe. Dormiva sul pavimento freddo e si prese anche una bronchite. Ma il suo amico Fada, in un impeto di generosità, gli portò una stufetta elettrica, troppo tardi perché dovette fare varie punture per la bronchite. Sì, must assoluto. Cosa facevano la domenica pomeriggio quando non avevano nulla da fare e non volevano uscire a parlare con tutta la feccia che c'era a Novara? Si chiudevano dentro Skynet Computer e guardavano su D-Max nudi e crudi, commentandolo. I due ragazzi, che dopo poco tempo sarebbero diventati due youtuber commentatori di trash e di musica rap, non sapevano ancora che quella potesse diventare la loro fortuna e passavano le giornate mangiando fagioli riscaldati e kebab e commentando le con volgarità e oscene amabilità tutto quello che passava la TV. Ecco, questo era... questo perché? Perché prima mi sono visto un pezzo di Nudi e Crudi ed è veramente la merda. E niente, questa era la vita che facevo prima di essere uno youtuber. Adesso faccio la stessa vita, solo che al posto di dormire in terra mi danno un letto. Adesso vi faccio vedere dove dormo. Adesso questo è il lettino dove dormo, grazie a Sig. Vedi, i veri amici, quando hai bisogno, ti fanno dormire a casa loro.
non come... Barlo, suggerimenti per la tesi, ma tesi di porca troia, di filosofia, che c'è? Devi fare la tesi sulla filosofia? Filosofia, perché a parte quella orientale non hai... Psicologia. Allora, la tesi secondo me potresti essere: oggi vi spiego per quanto hanno la mamma puttana quelli che per sembrare interessanti si inventano paturnie solo per attirare l'attenzione. Questa, no? Oppure bipolarismo o teste di cazzo? E perché la cura sono proprio gli schiaffi? Questo, te la butto lì. Ma nudi e crudi, quant'è fame? E la gente ci crede pure. Quante fake che volevi scrivere? Beh, però la gente dimagrisce un botto lì, Non so se... se sia tanto fake. Sì, è fake nella serie fake, però, boh. È fake tipo l'isola dei famosi. Comunque è una rottura di coglioni partecipare. Oh yeah. Io intanto cerco di mandare più pubblicità che posso. Avevo pensato pure al carcere dopo l'intervista di Cischi e dopo che hai detto che i poliziotti penitenziari si suicidano. Ruth, in effetti è vero. Allora, cerca sull'internet. Hanno fatto un esperimento in America e hanno simulato il sistema carcerario con degli studenti che facevano i carcerati e altri delle guardie. Una certa, i carcerati si sono ribellati e gli studenti guardie li hanno incappucciati e li torturavano. Praticamente hanno dovuto sospendere l'esperimento dopo tipo neanche una settimana. Perché? Perché proprio la situazione prigione che porta dei meccanismi nella psicologia, nella psicosi, nella psiche umana tra carceriere e carcerato. Infatti le carceri non dovrebbero esistere. Secondo me dovrebbe esistere l'esilio. Vaffanculo. E quindi è figo che anche i secondini vengano educati a essere soppressivi nei riguardi dei carcerati, perché anche quando hanno ragione non possono dargli quello che vogliono e quindi li devono sopprimere, e quindi il secondino soffre il carcere in modo diverso ma inversamente proporzionale al carcerato. Quello sia che forse lo voglio falsificare, perché hanno detto che il ricercatore stesso gli diceva di fare cose estreme, lo dicono i partecipanti stessi. Ah, ok. Come in Norvegia è tipo l'esilio. Ma in Norvegia hanno un'ottima cosa, tranne che, e questo puoi metterlo nella tua roba, loro non sfogano, reprimono tanto, infatti c'è un alto tasso di suicidi in Norvegia. Si suicidano in Norvegia perché non hanno, cioè, mentre io sono anche per la pena di morte, ecco, purtroppo è un mio pensiero, non posso dire quello che non penso, ragazzi. Perché fa buio, Pier Carlitos? No, non solo perché fa buio, anche per come... Sì, ovvio, il poco sole influisce sulla depressione. Però... poca vitamina D. Vabbè, ma ti puoi ammuccare una pastiglia di vitamina D, Pier Carlitos. Il discorso è anche perché c'è uno stato che non prevede che tu puoi romperti il cazzo delle cose. Norvegia, l'unico difetto, 8 minuti di sole all'anno, sì. Ma che cazzo dici? C'è gente che dorme tutto il giorno e fa le live di notte su Twitch a Fortnite e non prende mai il sole, mica si ammazza. Quelli non si ammazzano mai, vedi che dite le cazzate. Lo Stato non importa nulla, anzi sei molto più tutelato, ok. A piccola parentesi sul mio discorso che pro pena di morte. Allora, in America c'è la pena di morte non perché sono dei guerrafondai esaltati, che è vero. Però, in realtà in America hanno una... sistema giudiziario testamentario, hanno un sistema legislativo testamentario, vuol dire che la famiglia della vittima è tutelata dallo Stato e ha il diritto di essere vendicata dallo Stato, ok? Punto. Secondo me ci sono certi crimini per cui lo Stato deve chiedere alla famiglia se quello lì che gli ha fatto un torto così grave, tipo gli ha veramente ucciso qualcuno o peggio, e non andiamo a
Lo Stato dice alla famiglia, dà il diritto alla famiglia di vendicarsi privando della vita il, insomma il, quello che gli ha fatto il torto. Quindi senza troppi giri di parole, ti chiede quello lì: vuoi la pena capitale, vuoi tenerlo in galera tutta la vita, vuoi mandarlo ai lavori forzati? Secondo me è giusto e ci sta, però io non è che sono Gesù Cristo in terra, è solo il mio pensiero. Poi in America sono assurdi, perché se rubi tre volte una mela ti friggono sulla sedia elettrica, quindi per dire, pena di morte solo in casi estremi, ok? Fine. E solo se la famiglia della vittima lo richiede. Ok, però il carcere norvegese è più funzionale di cui sono informata. Grazie al cazzo è tutto più funzionale in Norvegia, tranne il sole. La luce del monitor non vale, sono d'accordo con la visione della vendetta. È la depressione deriva dal tanto benessere, dal fatto che hai tempo libero, tanto per pensare sull'esistenza e dunque chiederti quale sia lo scopo, e non avere battaglie da combattere perché sei una sorta di modalità facile. I norvegesi è meglio che non trovino battaglie per combattere, perché l'ultima volta, appena è salito su un baffetto, sì, collaboriamo subito, noi, quindi no. Ma sì, come il film delle 24 ore di libertà di uccidere, no, quella è una minchiata. Non capisco, ma comprendo, dato che io sto a Roma e l'autunno e l'inverno comunque mi fa un brutto effetto, sì. Sì, ecco, non mi veniva in mente. Ah, dice Pier Carlitos. No, in realtà è che in Norvegia sono un po' musoni di loro e potrebbero fare tantissime cose divertenti e stanno lì a pensare alla vita, alla morte, alle cose. Minchia, ma quando muori, raga, ma è così semplice. C'è il Dio in cui hai creduto? Benissimo, andrai in paradiso, magari un po' di purgatorio prima. C'è un altro dio a cui non credevi? Vabbè, quando sei lì dici, guarda, non lo sapevo, mi hanno ingannato, sei dio, sei buono, perdonami. Non c'è niente, non te ne accorgi. In ogni caso, sarà un successo, ragazzi, dai. Da noi il signore basso è andato via perché eravamo troppo estremi, esatto. Bene. Tranne quando bevono, tu parli bene perché sei nel Mediterraneo. Allora, Mediterraneo lo dice qualcun altro intanto, che ci mette un cazzo a prendere il traghetto, Danimarca, Tranne quando bevono, sì, perché fanno un uso nordico dell'alcol. Ma guarda, raga, io lo so che la mancanza di sole, la privazione della luce è anche una tortura. Però, senti, meridionale lo dice qualcun altro, hai capito? Io sono nel nord Italia, l'Europa meridionale è la Francia, è la Provenza, hai capito? Fino a prova contraria, è la Svizzera. Io sono nel nord Italia, eh? Oh, mica subito, schiaffi, che volano. Ecco, schiaffi proprio settentrionali. Non è che adesso c'ho il papà di Napoli, sono meridionale. Io sono nato qua, hai capito? Oh, Mediterraneo... Merda, Barlone. Ma è vero, Mediterraneo di merda, come dice Giulia Cistracci. Non so se sia un insulto, Mediterraneo di merda. Perché non è una parola dispregiativa. Sopra il po' tutto ok. Ok, ovviamente si sta scherzando, ragazzi. È palesemente goliardia. Un po' come quando fanno gli striscioni con le svastiche allo stadio. Farò una live sulla depressione invernale. Per Carlitos dobbiamo farla insieme. Però la facciamo al mio compleanno, che è il 6 dicembre. Ragazzi, il mio compleanno è il 6 dicembre, se volete fare delle donazioni, mi compro delle pastiglie di vitamina D. Raga, sono le 10.30, io devo cucinare per il mio coinquilino, che in realtà è quello che mi ospita, che mi sta mantenendo, quindi almeno farli trovare un piatto di minestra caldo. Comunque ti ricordo sempre che noi abbiamo creato l'impero romano. Te la butto lì, dice Pier Carlitos. Cane, come cane, Ruth? Perché cane? Vabbè. Oh, ci siamo divertiti. Quelli che non dovevano assistere non hanno assistito. Ovviamente io e Barlo ci amiamo. Ovviamente Pier Carlitos. E boh. Infatti ti ho invitato anche al matrimonio, vedi tu. Boh, raga, tra l'altro anche un po' di famuccia, visto che oggi ho mangiato solo 3 banane. E non in fila, cioè dilazionate nel tempo. Ne ho mangiata una a mezzogiorno. Ne ho mangiata una alle 4 tipo, e una prima. No, alle 4. Ne ho mangiate una alle 9 e una alle 7, mi sembra. Ok. Boh, ragazzi, la live è finita. Verrà ricaricata su YouTube. E boh, stop streaming qui. Io vorrei di nuovo l'impero romano. Pier Carlitos, no. Non c'ho più voglia di costruire strade. Basta. Ciao, mi sposo l'anno prossimo a...
Ah, oddio, settembre? Solstizio di autunno. Ciao! Ciao ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti! Ciao ciao ciao!